Con il piano di difesa della costa, la Regione Abruzzo vuole gettare le basi per un programma articolato ed integrato di lotta all'erosione costiera che riesca a pianificare interventi necessari a diminuire i danni delle mareggiate sempre più frequenti per i cambiamenti climatici. Questa fase iniziale del piano, che proseguirà con l'assoggettamento alla valutazione ambientale strategica, dovrà poi proseguire con la redazione del piano vero e proprio e la sua approvazione in giunta, poi l'assoggettamento alla VINCA, la valutazione di incidenza ambientale e infine le osservazioni e l'approvazione finale del governo regionale. Il tutto, garantisce il sottosegretario D'Annuntis, nel giro di 6 mesi. Fino ad oggi i tempi che ci siamo dati li abbiamo sempre rispettati. Cercheremo di rispettare anche questo impegno, sapendo che ci attende un lavoro duro, un lavoro di confronto con i territori, con le associazioni, con i comuni, ma siamo fiduciosi su questo. Al momento, assicurano dalla Regione, sono partiti gli interventi di sommorgenza per i primi 2,5 milioni di euro che nell'arco di qualche mese dovrebbero riportare la situazione sotto controllo nei comuni colpiti a novembre scorso. Un importante atto che poi arriva a solo 3 mesi dall'evento verificatosi nel mese di novembre, quindi diciamo la Regione ha molto puntato su questo argomento e ha trovato subito le risorse, grazie anche ai rimborsi che ci sono arrivati dalla Protezione Civile, che però non abbiamo utilizzato per ripianare il bilancio, ma bensì li mettiamo a disposizione del territorio. Il presidente Marsilio tornerà a richiedere lo stato di emergenza per calamità non previsto nel bilancio governativo del 2020. I fondi attuali a disposizione ammontano a 7 milioni di euro. Sicuramente attendiamo risorse da parte del governo e dell'Europa, perché è chiaro che questo è un problema che non può essere affrontato solamente con le risorse dei comuni e le risorse della Regione. Noi stiamo facendo il massimo, abbiamo dato già tanto su questo argomento, aspettiamo che anche il governo e l'Europa diano le loro risposte.